Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo alla mappa Eye of the Storm, l'occhio della tempesta. E sì, siamo credo a metà del cammino. Questa è la mappa 14 se non sbaglio. Sì, quasi a metà del cammino. Ma non ho colpi per la... Ah no, non ho colpi per la doppietta. Adesso sì, però prima non ne avevo. Facciamoci un giro prima di entrare, eh. Forse è meglio usare qualcosa di più potente. Ah, no, no, no. Bene. Vi spiego. Non gioco a Doom 64 da un bel po', quindi non ricordo il mio inventario. Ok, se n'è andato. Se ne sono andati quanti colpi? Credevo di averli a massimo, adesso ne ho 74. Bene. Wow. Ah, quegli imp là sopra. Ok. Per il momento. Ah. Salve. Ma cos'è quella là sopra? Una testa? Sì, è una testa. Ok, aspettate, facciamo il giro anche di qua. E questo è infatti. Mi sembrava. In fighting. Yeah. Intanto che io ammazzo questo, quei due. No? Ah, ok. Mamma mia, oh. Verrò costretto ad usare il plasma gun fra poco. È una roba assurda. Vabbè, lo sapete meglio di me che questi qui di Doom 64 preferiscono tanto i Baron Novel e nemici con tanti HP, quindi. Olè. Chi è? Oh, ma dove... Cosa sono tutti Stello Soul? Ma da dove sono venute? Ma guarda te che mi tocca fare. Chiave blu. Ok, mi va bene. Non so come caspita sia spawnata, probabilmente ammazzando tutti i nemici qui sotto. Ah, piacente. Capisco tutto, però non vi posso far passare. Dai. Giù. Cioè, io non sono nemmeno salito lì sopra. Per il momento sono sempre qua sotto. E guardate quanti nemici ho già fatto fuori. Cioè, veramente, sono tantissimi. Ok, questa... Oh, ho dato un colpo al microfono, scusate. Questa non si apre. No, no, non va bene. E dove vado adesso? Vado di qua? Non è una porta questa. Quindi... Qua sopra? Cacodemone. Dove?
Ah, ok. So che molti di voi dicono, ma come caspita fai a riconoscere i suoni dei mostri? Ogni volta. E a sapere quali sono. Ragazzi, basta che ascoltate. Se notate, sono tutti diversi. Se poi giocate a questo gioco per un sacco di tempo, già lo saprete a priori. Non è molto difficile, eh. Fortunatamente Doom è uno di quei giochi che ha i suoni dei mostri distinti. Cosa che per esempio non ha il gioco della Monolith Blood. Quello lì fa veramente incazzare. A parte alcuni, come Gargoyle, che sono riconoscibilissimi, però molti sono degli zombie e basta. No, i Mencubus, davvero? Sì, ma a me servono colpi, però. Ho finito quasi tutto. Guarda qua, ma guarda qua, ma che è qua? La festa di Capodanno, cos'è qua dentro? Sì, pure i peli di metal ci sono, aspetta, che a voi vi sistemo. Subito, ecco. Ragazzi, ho finito i colpi. Che cosa mi rimane? Ah, mi rimangono i colpi della mitragliatrice, li ho trovati. Niente peli di metal, vi prego, niente peli di metal. Che in queste situazioni sono peggio del... non lo so. Sono la cosa peggiore. No. Mamma mia, mamma mia. Ma aspettate un secondo. Scusate, eh. Ma l'auto-aim al massimo, che cavolo, l'avevo... l'avevo disabilitata. Ok. Perché si chiama player? Player rimane sempre. Boh, non lo so. Comunque vabbè. Abbiamo ammazzato tutti. Questo era l'altro lato da dove si entrava, quindi mi sembra inutile tornare lì. No, ma che è qua? Lo sapevo. Guarda, lo sapevo. Per un attimo mi sono sentito come Leonida alle Termopili. Vabbè. Ok. No, qui non c'è niente. Qui non c'è niente. Questo non si apre. E come la faccio ad aprire? Non c'è una switch, non c'è un cavolo qui. Ah, eccola. Ovviamente compaiono solo quando ammazzi tutto. Vabbè. Ma come evito qui? Come evito? Vabbè, devo stare qui dietro. Guarda un po' te, che caspita devo stare a fare. Vabbè, basta. Ah. Troppi, troppi di barono me, troppi. Veramente troppi. Cioè, io voglio essere paziente quanto volete, ma questi sono troppi, veramente. I vostri fucili mi serviranno dopo. Ho paura che se prendo sta cosa succede qualcosa di brutto. Ecco. Vabbè, dai. Due cacodemoni. Allora la prendo dopo. Datemi i colpi del fucile. Mi servono. Oh. Oh. Oh, mamma mia, che bello.
ne ho 80. Adesso non mi posso proprio lamentare. Adesso ammazziamo anche il Pinky qui sopra. Lì si va verso l'exit. Sì, allora, però non c'era bisogno che spawnassi tutte insieme, eh. Non è che mi offendevo, eh. Erano altre nascoste lì dietro che non uscivano perché erano bloccate. Queste sono cose che purtroppo, se giocate un tot ore a Doom, lo sapete già, che a volte i nemici si bloccano contro gli angoli e non camminano. Ma è una cosa che capita molto raramente, però può capitare. Allora, prima di tutto direi di scendere qui, perché mi servono dei medikit per rifullarmi, perché non mi va di prendere la sua stir così, che altrimenti il bonus è poco. 72 82 92, ok, e 100, perfetto, vamos. Dov'era qui? E poi qua. Dai. Fatevi vedere. Ah, erano 4, non erano 2 come avevo contato prima. E le altre due, gli altri due che erano, che avevano fatto, erano rimasti bloccati giù. Vabbè. Comunque sia, questa mappa si è conclusa nel migliore dei modi, dai. Ma come si fa? Oddio, l'exit è alzato. E quindi? Ah. Olè. Meno male. Dark Entries. Mamma mia, oh. Che nomi. Bene ragazzi, vi ringrazio per essere stati con me. Ci vediamo alla prossima, sempre con Doom 64.